non si può dire nient'altro di una cosa che lo avete visto questa mattina, non può minimamente essere considerata una pratica terapeutica, non c'è niente di medico e non c'è niente di relativo alla cura della persona in quello che abbiamo visto. Il trattamento sanitario obbligatorio discende da la variazione della normativa sui manicomi, quindi quando Basaglia nel 78, esatto, attraverso quella legge, insomma, chiuse i manicomi, inserì questa norma che doveva essere, diciamo così, a estrema garanzia e tutela del paziente. Oggi purtroppo non possiamo dire che questo succede sempre, non possiamo dire che il trattamento sanitario obbligatorio avviene sempre secondo, insomma, seguendo dei principi di garanzia appunto della persona. Vediamo che Mastro Giovanni probabilmente è stato sottoposto al trattamento sanitario obbligatorio per delle contravvenzioni del codice della strada, quindi, come dire, la possibilità che ci sia un abuso molto forte di questo strumento è altissimo. E qui in sala abbiamo il professor Peppe Dell'Acqua che si è occupato di questo e lavora su questo in una vita, e diciamo io non ho gli strumenti per dire che il trattamento sanitario obbligatorio dovrebbe essere eliminato. Io penso, e Peppe Dell'Acqua è la persona che ha lavorato su questo, che ci sono moltissime altre cose che si possono fare invece che fare un trattamento sanitario obbligatorio. Se la nostra, come dire, se il sistema che ha a che fare con i servizi di salute mentale sul nostro territorio operasse, per esempio ci sono reparti non restrained, reparti che sono aperti e che si occupano del paziente in modo diverso, ecco, probabilmente è sicuramente possibile un'altra via e ci sarebbe semplicemente la volontà di percorrerla.